Ciao ragazze, bentornate nel mio canale, benvenute in questo nuovo video. Mi vedete vestita, truccata e acconciata nello stesso modo del video precedente perché sono sola a casa, quindi niente rumori, niente interruzioni e posso quindi registrare, in grazia di Dio, qualche video in più, anche perché non avevo voglia di studiare, vi dico la verità, e quindi ho detto vabbè, ne approfitto, utilizzo questo tempo per registrare un nuovo video. Allora, quello che voglio proporvi oggi è un video che ho visto sul canale di Carlotta, mi pare che si chiami, e il suo canale si chiama Otta Makeup, e se mai Carlotta vedrai questo video io ti mando un grosso bacio. E si tratta di un video tag, penso, in cui appunto si parla dei prodotti più utilizzati durante l'inverno. Si chiama appunto, come si chiama? Winter Essential Tag. Penso di averlo pronunciato bene, ragazze, perdonate il mio inglese che fa cagare, ma io ho sempre odiato l'inglese e non so assolutamente come si pronuncia. Comunque ho visto questo tag sul suo canale e mi piaceva e quindi ho deciso di proporlo anch'io. Allora, inizio con la prima. Colore preferito. Ovviamente il mio colore preferito per l'inverno, ma non solo, è il nero. Sia per quanto riguarda l'abbigliamento, sia per quanto riguarda anche il make-up, perché soprattutto la sera mi piace tantissimo utilizzare ombretti molto scuri, appunto nero, sugli occhi. Mi piace fare comunque caricare tantissimo gli occhi e vestirmi di nero. Non so perché, sono in un periodo un po' dark della mia vita, però comunque assolutamente il mio colore preferito invernale è il nero. Anche però mi piace tantissimo anche il rosso in tutte, diciamo, le sue sfumature, quindi dal borgogna, vinaccia, rosso appunto, e soprattutto per quanto riguarda i rossetti. Infatti in molti video avete visto che praticamente ho utilizzato quasi sempre Diva di MAC, è il mio rossetto preferito, lo adoro, e se lo avessi indosserei sempre anche un rossetto nero. Purtroppo non ce l'ho, però lo devo acquistare. Anzi, se qualcuna di voi lo utilizza e vuole consigliarmi un buon rossetto appunto nero, mi lascia il nome appunto del rossetto della marca giù nei commenti. Poi, seconda domanda, make up invernale, cioè che significa make up? Non mi ricordo, cioè ho visto il suo video ma non ricordo adesso perché ho tutto appuntato qui sul mio diario, però ho scritto solamente make up. Ah, forse i prodotti più utilizzati di make up in inverno, sì, ma va. Vado a prenderli. Eccomi. Allora, questo è ciò che significa non prepararsi le domande prima. Cioè, io praticamente ho detto, vabbè sì, registriamo questo video tag, prendiamo il diario perché mi ricordavo di aver appuntato, diciamo, tutte le cosine qui sopra, però non mi sono preparata niente, non le ho nemmeno lette, quindi sto improvvisando tutto praticamente. Allora, i prodotti di make-up che più utilizzo in inverno, ritornando al discorso di prima, sono appunto i rossetti scuri e ve ne faccio vedere quattro. Il primo è una tinta ed è una magnifica tinta di Sephora. Non vi dico il nome perché non lo so pronunciare, comunque è questa qui ed è la numero 01, è questo rosso spettacolare. Ve la faccio vedere sulla mano. Praticamente appena messa è lucida e poi però si fissa e diventa opaca. Vedete qui il colore, è magnifica ed è molto somigliante al colore dello smalto che ho. Sì, ci somiglia tantissimo. Molto molto bella. Quindi questa la utilizzo tantissimo, soprattutto in inverno. Poi vi faccio vedere questo rossettino qui di MAC, che è Heroin, che è questo bellissimo, non so se si vede, questo bellissimo viola matte. Ve lo sfozzo sulla mano velocemente per farvelo vedere. È questo viola bellissimo qui. E cosa c'è di meglio di un rossetto viola in inverno? E io questo lo adoro veramente. È uno degli ultimi acquistini che ho fatto dalla MAC e sono veramente felicissima di averlo acquistato. È una sorta di viola con una punta di fucsia all'interno, veramente magnifico. Poi un altro rossetto che utilizzo tantissimo, vabbè ve l'ho già detto, è Diva. E guardate dove sono arrivata, cioè praticamente ve lo sono mangiato questo rossetto. Io è fantastico.
è stupendo, ve lo faccio vedere velocemente anche se ormai ne avete le scatole piene, perché sul mio canale vedete sempre solo Diva. Eccolo qui, magnifico. E poi quarto rossetto che utilizzo tantissimo è il classico rosso, ossia il Ruby V, che sta veramente terminando. Anche se devo dire la verità, ultimamente proprio, eccolo qui, nell'ultimo periodo non lo sto utilizzando proprio tanto, perché come sapete il Ruby V ha una consistenza molto secca, e quindi avendo io le labbra in inverno molto screpolate, piene di pellicine, e con utilizzando comunque quel rossetto che è molto opaco e quindi duro e difficile appunto da stendere, mi faccio proprio male quando vado ad applicarlo, perché devo insistere particolarmente sulle labbra e poi mi si vedono tutte le pellicine bruttissime, quindi sto cercando di non utilizzarlo. Infatti anche oggi, vedete, ho messo una matita, ho fatto una sorta di, come si chiama, ombre lips, una cosa del genere, dove diciamo le labbra sono più scure, al centro sono più chiare, e ho realizzato il tutto con delle matite, ma poi ho reso il tutto più morbido e quindi più portabile sulle labbra screpolate, un po' di gloss trasparente per evitare appunto che mi si facessero tutte crepe, tutte pellicine bruttissime. Perché ho detto questo non mi ricordo, per dirvi che il Ruby V nell'ultimo periodo lo sto utilizzando pochissimo, ma è comunque uno dei miei rossetti preferiti per l'inverno, ma non solo, anche in estate. Terzo, abbigliamento. Allora, io in inverno utilizzo tantissimo le maglie o comunque i maglioncini con il collo alto, vedete? Come per esempio questo che sto indossando adesso, che è un semplicissimo maglioncino nero, abbastanza lungo, ve lo faccio vedere, senza distruggere il cavalletto. Eccolo qui, vedete? È abbastanza lungo. Non guardate i leggings che ho sotto, perché è un leggings per la casa, infatti sono vestita a metà, nel senso che sopra sono tutta bella preparata e sotto ho i leggings di casa, però comunque il capo di abbigliamento che più utilizzo, ma penso tutte, sono appunto i maglioncini e i leggings. Sistemo un attimo qua, perché io in inverno odio i jeans, il jeans proprio non lo sopporto, perché è freddo, è scomodo, e quindi utilizzo sempre o i leggings quando appunto ho una maglia più lunga, o le calze quando, non lo so, ho una gonna, oppure sotto un pantaloncino utilizzo le calze. Quindi preferisco un abbigliamento maglioncino leggings anziché un maglioncino jeans o pantaloni, comunque, perché i pantaloni e il jeans li odio, sono freddissimi, quindi in inverno non li metto. Un'altra cosa che utilizzo tantissimo in inverno sono gli stivaletti, e vi faccio vedere quelli che sto utilizzando nell'ultimo periodo, li devo sempre andare a prendere, scusate, arrivo subito. Eccomi, è stata un'impresa trovarli, perché mia mamma li aveva messi sotto al letto, io mi ero andata a fare il giro di tutta la casa, non li trovavo, alla fine stavano sotto il mio letto, va bene. Comunque sono questi, e questi stivaletti qui neri lucidi, e sono modello Dr. Martens, come si dice? Quel modello là, comunque, però costano mille volte meno, e sono della marca Hollywood Milano, li pagai 40 euro mi pare, li ho comprati l'anno scorso, ma dall'anno scorso, quindi da quando li ho comprati a oggi, li ho praticamente messi tutti i giorni, ovviamente in inverno, perché mi piacciono tantissimo, sono di una comodità assurda, e mi piacciono tantissimo perché sono molto versatili, visti così non si direbbe, ma io li utilizzo anche tantissimo sotto i vestitini, quindi anche se metto una gonna corta e non ho voglia di mettere il tacco, perché comunque in inverno piove, fa freddo, voglio stare comoda e calda, metto questi e risultano veramente carini anche sotto i vestitini, e ovviamente con i leggings. Gli jeans no, perché io non li metto. Poi, andando avanti, prendiamo sempre il mio diario. Profumi. Allora, i profumi che mi piacciono tantissimo, io non faccio tanta distinzione tra profumi estivi e invernali, nel senso che se un profumo mi piace lo metto sia in inverno sia in estate, perché non la so fare questa distinzione tra un profumo, non so dire questo profumo estivo, oppure questo profumo invernale, no, mi piace, me lo metto tranquillamente,
e appunto sia in estate sia in inverno, e ve lo faccio vedere subito. Lo devo sempre andare a prendere, Lucia, ma perché non ti prepari le cose? Vi capita mai quando dovete registrare un video e vi serve una cosa che avete sempre portata di mano? Quando vi serve nel video, quindi la dovete far vedere, non la trovate mai? Ecco, io non trovo il profumo che vi volevo far vedere, sarà sicuramente in giro per casa ma non l'ho trovato. Ve ne volevo far vedere due in realtà, però vi faccio vedere solo questo perché appunto l'altro non lo trovo, e sto parlando di questi profumini qui di Tesori d'Oriente, e questo in particolare è all'Hammam, olio di argan e fiori di arancio. Comunque questo con questa bellissima confezione, vedete, e questo mi è stato regalato da mia suocera per che era il mio onomastico, una cosa del genere. Insieme appunto al profumo c'era anche il bagno doccia e un piccolo portagioia veramente carinissimo, e ha un profumo veramente molto molto bello, e da quando me lo ha regalato lo sto utilizzando veramente tantissimo. L'altro era quello a vaniglia e zenzero, può essere, non mi ricordo, quello è veramente il mio preferito, però vi ho detto, non so, ah, ce l'ho nella borsa dell'università, perché dovete sapere che io mi porto il profumo all'università, no? Ovviamente devo star fuori tutta la giornata e mi porto dietro il profumo, però adesso la borsa ce l'ho nell'altra camera e mi scoccio tantissimo di andarlo a prendere, quindi questi due profumi sono quelli che utilizzo di più sia in inverno ma anche in estate perché mi piacciono tanto. Ah, non vi ho messo questo, aspettate un attimo, dove sei? Narciso, parole di burro, non vorrei distruggere niente. Eccomi, avete mai visto un video più incasinato del mio? No. Come potevo dimenticare questo? Narciso, il Narciso Rodriguez, vabbè ragazzi, che ve lo dico a fa. Bellissimo. È il mio profumo preferito in assoluto. Come ho fatto a non ricordarmelo? Vabbè. Comunque questo è in assoluto il mio profumo preferito, sia estivo sia invernale. Ritorno sempre allo stesso discorso, io se un profumo mi piace o estate o inverno lo metto comunque, quindi questo qua insieme a questo è l'altro che non trovo, di sempre di Tesori d'Oriente. Poi candele, tasto dolente le candele, dovete sapere, e per chi avesse visto il mio video che ho girato un po' non tantissimo tempo fa, comunque si intitolava "Ci avete rotto, non ne possiamo più", una cosa del genere, in cui appunto vi spiegavo che io sono proprio un'amante spassionata delle candele, scherzo, le odio veramente. Le candele mi sono sempre piaciute, però ultimamente non lo so, le vedo in troppi video, me le hanno fatte letteralmente schifare, si può dire, quindi non le compro più. Quelle che utilizzavo erano le candele di Ikea, quelle nel vasetto, scusatemi la gola, erano quelle nel vasetto di questa grandezza più o meno, e la utilizzavo alla vaniglia, mi piaceva tantissimo, però l'unica cosa, la gola sempre, la cosa che ho notato è che il profumo si sentiva a candela spenta e non accesa, bah, non lo so come mai. Quindi sulle candele passo perché odio le Yankee Candle e basta, non ne voglio più sentir parlare, nemmeno vedere. Poi, sesta, skincare. Per la skincare un prodotto che sto utilizzando, sì, la gola, ce la farò a finire il video senza... ok. Il prodotto che sto utilizzando tantissimo per la skincare è questo scrub per il viso qui, che è di questa marca, non lo so come si pronuncia, questa qui. E questo ve l'ho fatto vedere in un video vecchissimo ormai, un video dell'ordine che feci sul sito di Ecocose, Ecoverde, Ecocose, una cosa del genere, e è veramente... ha un profumo di mandorla, madonna, bellissimo, e lo utilizzo tantissimo in inverno perché vi ho detto che con il freddo sia le labbra sia la pelle
non lo so, mi si fanno tutte le pellicine, quindi sto sempre lì a scrabbare, a cercare di risolvere la situazione, ovviamente mettendo anche una crema idratante bella consistente, però in inverno mi piace tantissimo fare lo scrub, lo faccio di più in inverno che in estate, sarà perché in estate mi rompo le palle di farlo perché fa caldo, mi scoccio e quindi lo faccio tantissimo in inverno e questo è che più sto utilizzando per la mia skincare invernale. E insieme appunto al balsamo labbra che avete visto nell'altro video, quello dei prodotti terminati di cui vi lascio il link giù nell'info box, quello della Maybelline che fortunatamente è finito perché non mi piace per niente, quindi spero, cioè sono contenta di averlo terminato e adesso ne voglio comprare uno che sia un po' più decente. Anzi, se avete qualche balsamo labbra da consigliarmi scrivetemelo giù nell'info box, giù nei commenti. Sono un tantino epilettrica in questo video. Bene ragazze, mi pare che siano finite le, chiamiamole, domande e niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se un tantino incasinato tra i vari, diciamo, le varie interruzioni, perché mi ero praticamente dimenticata di leggere le domande e quindi di prepararmi i prodotti, ma prendiamola così come un video molto sciallo. E niente ragazze, io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!